Ciao ragazzi, ho pensato di farvi vedere il video dell'hummus, come lo faccio io, che è una ricetta veramente che amiamo tantissimo. Io in particolare l'amo perché io amo i legumi, però anche mia sorella, a cui non piacciono i legumi, questa ricetta piace ed è un modo per far mangiare ai bambini o alle persone come mia sorella, a cui non piacciono i legumi, una bimba, per farglieli mangiare, perché appunto sapete che sono una fonte di proteine vegetale, quindi fanno benissimo, soprattutto in una dieta vegana, ma anche qualsiasi dieta, appunto per limitare i grassi e le proteine animali e preferire quelli vegetali che sono di gran lunga più sani e veramente più naturali. Quindi io la vado a fare mettendo ceci. Utilizzo questi qua di Carrefour che sono bio e costano poco, come sapete dai video che vi facciamo di supermercato, dei prodotti bio, li adoro. E utilizzo anche i fagioli. Questa è una ricetta che insomma la faccio io a modo mio, perché mi piace tantissimo, perché piace a mia sorella e quindi perciò ve la sto proponendo. Io ci metto anche i fagioli perché i fagioli hanno un gusto anche più delicato dei ceci e quindi a volte la faccio anche solo di fagioli e a volte come adesso vi sto facendo vedere li metto assieme e viene veramente un sapore molto delicato che non si sente per nulla né i fagioli né i ceci, nessuno dei due è predominante, quindi a lei piace tanto, quindi perciò ve la sto facendo vedere. Questi sono quelli dell'Ocean che anche vi ho fatto vedere nel video, appunto sui prodotti Ocean bio, sono biologici, sono veramente buonissimi e vado a mettere sia ceci che fagioli, li ho sciacquati, questi vanno sempre sempre lavati, sciacquati prima di mangiarli. Ecco, quindi vado a mettere qui dentro, ho messo circa mezza scatola di fagioli e circa mezza di ceci, appunto in parti uguali. Vi ripeto, se avete o solo ceci o solo fagioli lo potete fare comunque. A questo punto, ragazze, ci vado a mettere la salsa tahin. Questo è il tahin, appunto, è un ingrediente fondamentale dell'hummus, è fatto col tahin, che appunto è una salsa di sesamo. Praticamente questo è un prodotto molto molto sano, è fatto con sesamo, questo in particolare scuro è fatto con metà sesamo tostato e metà sesamo normale, quindi ha un sapore un po' più intenso, più buono, più saporito, però anche il tahin chiaro, insomma qualsiasi tahin va bene ed è un prodotto biologico, vi ripeto è esclusivamente sesamo, non ci sono grassi aggiunti ed è molto molto ricco di proteine. Infatti l'hummus che stiamo facendo noi è un piatto molto ricco di proteine, quindi veramente super super consigliato in qualsiasi alimentazione, quindi ci andiamo a mettere questo qua. Io questo lo compro al negozio biologico e ve lo consiglio perché è buono da mangiare anche così. Se vi piace il sesamo io ne vado pazzo, è buono anche da usare come salsa, appunto ad esempio a posto della maionese, in qualche preparazione in un panino oppure sulle tartine, sui crostini, provatelo, è veramente veramente buono. E sapete che tutto ciò che deriva dai semi e dalla frutta secca fa veramente bene. Quindi metto un bel cucchiaio di tahin, non ne metto tantissimo, un cucchiaio basta, anche perché è costoso, quindi io sono pidocchiosa e non ne metto tanto, quindi un cucchiaio va più che bene. E poi per enfatizzare questo sapore di sesamo, vado a metterci anche un po' di sesamini, che costano pure di meno, quindi con questi possiamo abbondare, ci mettiamo un po' di sesamo. E magari ecco, se non trovate questo qua potete mettere un po' di sesamo in più, non sarà lo stesso, però vi viene buono, non vi preoccupate. E a questo punto ci metto il succo di limone. Ho messo il pastino perché ho messo il succo di limone qua dentro e l'ho già premuto. Ho premuto qua circa 2 limoni. Io metto abbondante limone perché a mia sorella piace tanto limonoso, quindi faccio così e lo passo perché non ci deve assolutamente andare a finire i semini dei limoni che sono amarissimi se li frullate. Quindi fate in questo modo. Ok, a questo punto ci metto l'olio extravergine di oliva, metto questo qua, olio extravergine d'oliva che è buonissimo, questo è biologico, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, poi dipende dai gusti, a me non piace esagerare perché comunque già il tahin è una crema comunque abbastanza piena di grassi, grassi buoni, grassi vegetali, quindi grassi che fanno bene, però insomma ci sono, quel condimento c'è, il sapore c'è, quindi non necessita di tanto olio. E a questo punto metto il sale. Ecco qua il mio amato sale rosa dell'Himalaya, di questo ne metto un bel pizzichino, ci vuole.
Ok, e poi ci metto un po' di pepe. Quali spezie sono facoltative? Io abbondo col pepe perché veramente è buonissimo. E c'è anche chi mette magari l'aglio. A noi non piace, mia sorella se metto l'aglio veramente penso che mi ammazza, quindi non posso. A questo punto metto circa un 2 dita, insomma mezzo bicchiere di acqua e vado a frullare. Eccolo, tutto bello frullato. Viene molto denso, a me piace proprio così, bello bello denso. Dipende molto dai vostri gusti, come vi piace. Eccolo qua, troppo troppo buono. Super cremoso e saporitissimo. Questo lo potete mangiare così, lo potete mangiare ad esempio in una bella piadina, mi piace tantissimo, un bel sandwich, un bel panino proprio come crema spalmabile, è veramente buono, ma anche per accompagnare appunto un secondo. Allora, considerate che è un piatto molto sano e genuino, perché è ricco appunto di proteine vegetali che fanno benissimo, indicato ad esempio per gli sportivi, per chi non mangia la carne, per chi vuole mangiare sano, e anche carboidrati, ha quei grassi buoni che fanno bene, quindi veramente è buonissimo, poi io l'adoro, poi sta cosa che piace tanto a mia sorella, ho trovato un modo per farle mangiare i legumi, quindi sono contenta. Buonissimo ragazzi, poi soprattutto in estate queste cose fredde veramente sono buonissime. Spero tanto tanto che questo video vi sia piaciuto. Adesso mia sorella viene a mangiare, spero tanto che le piaccia, ma sono sicura di sì. E vi mando un bacio grande. Ciao!